Giocare a Forte Italia 3 di notte, non possiamo urlare. In realtà, beh, si può anche parlare ad alta voce perché ovviamente non c'è nessuno in casa. Siamo io e Powa, ragazzi, e siamo per ritornare a fare le ranked dalle 3 di notte. Sei carico, Powa? Guarda, Refetti, è andato bene che è un sabato sera e io ogni tanto sto anche sveglio fino a quest'ora. Ma la prossima volta mai più a registrare, capito? Il sabato sera come lo puoi passare? Meglio se non giocando le ranked. Comunque, ovviamente, in palio c'è una sfida, in palio c'è un premio. E il premio, logicamente, sono 1500 V-Bucks. Perché 1500? Perché di più secondo me non ne valeva la pena. Qua. Vabbè, dai. Allora, l'obiettivo è vincere la partita e scoprire se alle 3 di notte ci sono pro player, hacker o cose strane comunque sul gioco, eh. Ok, allora, sai cosa ti dico? Innanzitutto devo un attimo abbassare la voce, anche perché poi lo dico a mia mamma se si sveglia che è colpa tua che mi stai facendo registrare questo video, eh. Conta che da me non c'è nessuno in casa ed è per questo che sto registrando questo video, ok? Ah, tu non hai pensato a me? No, non potevi pensare a me, va bene. No, 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 non penso a te, non posso pensare a te. Comunque, ragazzi, mi raccomando, voi subito un bel like, iscrivetevi al canale, codice RF nello shop per supportarmi al massimo. Io vi dico che Fortnite a quest'ora diventa un po' creepy, diventa un bel po' creepy. Avevamo già fatto un bel video sopra. Qua, separati, prova a vincere la partita e informami se trovi qualcosa di abbastanza ambiguo. Ok. Infatti mi stavano già cecchinando. A posto, l'hai detto. Vedi, vedi, ambiguo, ambiguo. Allora, ragazzi, io ho già fatto un video alle 3 di notte in ranked e vi garantisco che oltre ad esserci gente fortissima, succedono cose veramente, veramente strane, ok? E quando dico strane, intendo strane, tipo rumori strani, tipo cose strane che succedono a schermo, tipo lag. E diciamo che non è sempre la cosa migliore, ma comunque bisogna stare un po' attenti, perché comunque l'obiettivo è quello di vincere la partita. E con Powa, conoscendolo, non sarà facile, visto che lui gioca per vincere, lui è nato per vincere. Attenzione. Attenzione. Ok, ragazzi. Ah, ok. Ok, ci sta. Cioè, porco due, ma trucidato. E questo è quello che intendevo con cose strane, ok? Ok, allora, raga, devo un attimo capire se il tipo qua, vicino a me, ha deciso di pusharmi o che cosa. Perché io non lo sento, ma potrebbe benissimo essere sneaky, sneaky, si potrebbe essere abbassato e potrebbe appunto volermi uccidere. Ma speriamo di no, in caso comunque mi vado a prendere questo shield. Ok, raga, non lo vedo, eh. Non lo vedo più, non lo vedo più, non so se può essere. Eccolo qua, infatti, basta. Questo cecchino, mamma mia. Ok, 32-64. Gli ho fatto un po' di danno, però devo un attimo, raga, riprendermi. Ok, ci siamo fatti un po' di male a vicenda, però comunque io adesso di shield non ne ho più. Ok, ok, veloce, veloce questo. Ok, raga, non sono scarsi player alle 3 di notte, se proprio ve la devo dire tutta. Ma che pascoli, raga, vi giuro. Oh, io sono già morto. Diciamo che a quest'ora, più che altro, la gente è fortissima. Ma lo sapevo che ci fossero solamente pro player, ok? Beh, sì, sono quelli fa... Refe? Che c'è? Chi è che c'avevi dietro? Sono pure morto. Bro, chi è che c'avevi dietro? Nessuno. C'è qualcuno a casa, mi hai detto? No. No. Mi hai detto di no? Sono solo a casa. Bro, ti è passato un qualcosa, non so cosa fosse, dietro di te. Bro, non proprio. C'è niente, te lo giuro. Bro, scusami, hai i led accesi, no? Sì, sì, no, non ce n'è nessuno. Bro, è passato proprio un'ombra dove c'erano i led, è passata un'ombra. Dalla porta. Non lo so, non ho visto, stavo giocando qua, però ho visto solo che c'era, è passata un'ombra dove c'è in Anolif e boom, non ho visto proprio una sagoma, ho visto un'ombra proprio. Non c'è nessuno, se stai provando a trollarmi, mi sto cagando addosso adesso, ok? Refe, non ti... No, sono serio anch'io, non ti sto provando a trollare. Anzi, guarda, sono pure morto perché, vabbè, per vedere cosa avevi. Facciamo una cosa, ti invito in partita che adesso non gioco più da solo, cioè io adesso devo parlare con qualcuno mentre gioco, Bro, no... Ma non è che tu c'hai l'animale, tu c'hai il cane, scusami, magari è quello, però boh, era alto. Cioè, scusami, ti arrivava letteralmente... Bro, basta, ti prego. Ok, basta, basta. Non me lo dire più. Non c'è nessuno. Sono convinto che non ci sia nessuno. Basta, ok? Non andare avanti, vabbè, a trollare. Vabbè. Non fa più ridere. Basta, basta, basta. Fa niente. Comunque, no, credo sia solo superstizione questa cosa qua. Non so cos'altro potrebbe essere. Allora, Powa, dopo la situazione della figura dietro di me, che onestamente spero sia un troll, ok? Ok, zero troll, sì. Siamo di nuovo in partita insieme, perché ho paura adesso. Cioè, ragazzi, alle 3 di notte comunque un po' di superstizione, un po' di subdurazione, come magari si dice. C'è, ok? Quindi mi stavo un po' cacando addosso. Quindi Powa, adesso giochiamo insieme. Cerchiamo i pro player, vediamo cosa succede di strano su Fortnite, non dietro di me, su Fortnite, ok? Bene, Powa. No, perché dai, non voglio più vedere nessuno dietro di te, che prima ho visto. No, esatto, non voglio che ci sia più nessuno dietro di me. Vediamo un po' cosa succede, ragazzi. Qui mi raccomando, voi subito un bel like, codice RFE nello shop se volete altri video alle 3 di notte. Detto questo, allora, non c'è allenato nessuno con noi. Perché ti devi voler male? Altri video alle 3 di notte, perché ti devi voler male? Male, ma... già hai visto qualcosa che prima non andava bene e comunque... No, no, io... Stai rifacendo un'altra partita. Non ho visto niente. Dopo cos'è che fai? Ma non c'era niente, Powa, cioè questo no, punto... tu... No, no,
tu non hai visto questa la cosa, esatto, tu non hai visto. No, po', non c'era nessuno, porco mondo. Ok, ok, vai, facciamoci le spuma qua. Dai, no, vai, fa niente, vai. Tu lascia stare, Fiorente. Ok, no, infatti, io lascio stare anche perché se fosse vero, capito che andrei via di casa, lascerei le chiavi a questa persona qua, ipotetica che c'è dietro di me, e me ne andrei di casa, capito? Vabbè, dai, magari è una bella ragazza, che cioè, non... Ci potrei pensare, lì ci potrei pensare, eh. Comunque, po', adesso che abbiamo fatto un bel loot, io onestamente sono messo decentemente, a parte il pompa bianco che mi ritrovo, che non è la cosa migliore, effettivamente. Sono messo molto bene, quindi direi che è proprio il caso di andare a pushare, no? Di andare a vedere se effettivamente questi nemici di Trinolte sono più forti come quello che mi ha disintegrato prima, o se invece era un caso, no? Refe, venga qua sulla mia bellissima moto, la mia Kawasaki Ninja. Ti piacciono le Kawasaki Ninja? Vabbè, questa moto qua poi rosa si dice proprio la sua skin. No, è vero, un pochino ragazzi si dice la mia skin, però fa niente, non è il mio colore preferito il rosa, diciamolo così. Comunque io sto alzando troppo la voce. Mica... Oh, po, direi che le moto saranno pure del tuo colore, ma non le sai guidare, eh. Posso dirlo? No, Refe. Dimmi. Refe. Dimmi. Mi stai trollando. Che cosa? Mi stai trollando. No, bro, no, bro, mi stai, trollando. Cosa, bro, cosa? Bro, cioè, è passato per una seconda volta uno dietro di te e questa volta non camminava, e si vedeva proprio che era una persona, non camminava neanche bene, aveva tipo le gambe inclinate in avanti. Hai presente tipo quegli uomini capra? No, l'uomo capra no, bro. Sembrava l'uomo capra, bro. Bro, dai, stai trollando. Non sto trollando. Bro, no, bro, porco due, sono a casa solo pure, ti ho detto, ma sei uno stronzo. Non sto trollando, chiamo qualcuno, fidati. E chi chiamo? Gigi. Refe, chiama qualcuno. Dai, Refe, devi chiamare qualcuno. Raga, che palle. Poma, basta. Basta tornare. Non fa ridermi. Cioè, Refe, è meglio che chiami qualcuno. Perché così ti potrebbe salvare la vita. Fidati, vorrei ti facessi male. Grande, Refe. E poi sembra che ti stanno mettendo qualcosa da quella parte, eh. Te lo dico mentre parli. Tranquillo, quello sei. No, sto scherzando. No, Refe, io non sto scherzando, però adesso veramente è passato qualcuno dietro. Io ti sto prendendo a vedere. C'è un nemico, basta trollarmi, per favore. In acqua c'è un nemico, guardalo là. L'hai visto? L'hai visto che prendesse la jam, bro? Non me ne frega nulla del nemico. C'è letteralmente uno dietro di te. Ma non è che c'è nessuno dietro di me. Oh, porco Giuda. Non adesso, prima è passato qualcuno, bro. Ma puoi controllare un attimo dalla tua finestra? Controlla un attimo dalla finestra che hai a sinistra. Ma è la porta quella, poi, zio Peri. Dove c'è la porta? Non c'è la finestra. La finestra che hai a sinistra. Quella che apri quando la mattina, quando ti svegli. Prova a vedere. Cosa dovrei fare? Non lo so, prova a vedere se c'è qualcuno, bro. Io ho appena visto. Ma non c'è nessuno, zio Peri. È passato con uno. Me che qua c'era un nemico, per favore, che era anche da solo. Vuoi venire con me, per favore? Basta trollarmi, basta. Poi ti ho detto. Fa paura come situazione, ok? Cioè, sono anche da solo. Non puoi andare avanti così, non puoi. Refe, fidati di me, per favore. Una volta nella vita ti devi fidare di me. Adesso. No, una volta, te lo dico per salvarti. Cioè, per il tuo bene. Per il mio bene, va bene. Allora, senti, facciamo una cosa. Prima uccidiamo il nemico, poi dopo facciamo tutto quello che vuoi per il mio bene, ok? Ma dov'è che è il nemico? Qua davanti, non si spara qua davanti, guarda. Bro, ma cosa me ne frega del nemico poi? C'era uno dietro di te. Giuro, sì, se ha un coltello in mano. No. Adesso mi stai arrabbiare. Basta, ok. Qua davanti ci sta un nemico. Vieni qua. Si sparano, okay, si sparano. Qua. No, uno è morto. No, bro, se hai il coltello in mano e tu ci lasci le penne, bro. Ok, pure il coltello in mano, ciao. 28 lui. Intanto facciamogli capire a questo qua cosa vuol dire avere il coltello in mano. Bro, ma aperto. Ok. Ah, ok, ci sta. Refe, attento. Arrivo. Tu controllati sempre dietro. Io non posso starti sempre a controllare qua, eh. Uno one hit. Arrivo. Guarda cosa faccio. Bravissimo. Craccato, un HP. Morto. Bravissimo. Cacchio. Ok. Morto. Bravo. Ah, c'è un altro team ancora allora. Devo caricare la mano in un trailers. Qua da me. Oh mio Dio, no, mi ha rubato la chiave. Un altro. Ok, via, c'ho poca vita. Niente. Bro, tu controllati sempre dietro, però. Bro, non mi posso controllare dietro. È qua, con la tua destra, sinistra. Oh, Christian. Ah, ok, mi ha fullboxato. Questa gente. No, vero, io non ce la faccio più a giocare così, sono sincero. Cioè, ho visto due volte quello che non dovevo vedere. Ma cosa la prima visto? Volta, ok, pensavo fosse un'ombra così. Ma la seconda volta è proprio successo del tutto. La seconda volta, io te lo dico, bro, non sto scherzando. Non ho visto la faccia di quello lì, ma ho visto il corpo. Che era come un corpo umano. E poi c'aveva le gambe che erano inclinate in avanti. Uno ci dovrebbe avere, capito, dritto. O al massimo inclinate indietro se si fa palestra. Bro, quello lì c'aveva le gambe. C'è l'ultima partita intanto. Perché non ha senso. Cioè, non ha senso quello che stai dicendo. Adesso controllo il volo perché non ha senso. Cioè, però. Bro,
ti giuro, non c'è nessuno. Nessuno, ok? Nessuno. Allora, poi ti ho portato qua in partita normale, non più lì, perché mi hai rotto, ok? T'ho rotto, ok. E perché mi hai iniziato veramente a far cagare addosso. Adesso basta, ok? Io ora starò attento anch'io. Ok, bro, ti salvo la vita. Ti salvo la vita e ti caghi addosso. Va bene, va bene. Comunque è morto uno, Va bene, la vita, GG. Adesso starò attento anch'io, ragazzi, perché ditemi nei commenti se vedete qualcosa dietro di me. Io non penso a vedere, perché questo è palesemente un goloso troll del Powa. Referaschiati la voce, perché c'hai... Stai parlando così, Hai ragione, hai ragione. No, no, dai, no. Mau. Un po' troppo. Hai svegliato i vicini, bro. Effettivamente, era meglio evitarlo di fare. Comunque, adesso dobbiamo vincerci la partita, zio, perché ovviamente è quello l'obiettivo. In ranked abbiamo capito che è tipo impossibile, ragazzi, perché da quest'ora, come abbiamo detto, alle 3 di notte c'è sempre gente fortissima. No, scoop. Aspetta, aspetta, bro. Provo un no scoop. No, 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 fammelo uccidere. Vai, 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 fallo, però fallo. Ok, 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 niente, non sono riuscito a fare no scoop, l'ho ucciso. GG, signore, GG. Oh, 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 ho sentito qualcuno che sparava te. Ok, no, niente, eri tu. Regà, qua c'è altra gente, può, sicuro. Dobbiamo fare un attimo fuori tutti quanti. No, 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 oddio, in verità non lo so, cioè non l'ho vista, vabbè. Secondo me questa comunque sarà una easy win. Ditemi nei commenti, ragazzi, intanto inserite il codice Refe nello shop per supportarmi al massimo. Refe, ci sono, allora, innanzitutto, vai. I bot da me, se vuoi venire. Okay. Vabbè, c'è un bot anche comunque... di qua, però questo qua è tipo una free kill proprio. Sì, easy, no, no, vabbè. Comunque lui. No, 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 Refe, Refe, l'hai visto, Refe, l'hai visto. Refe, ti sei girato nel frattempo. Porco Refe, ti due, sei girato. L'hai visto? Bro, l'ho visto quella dell'occhio. L'hai visto? No, bro. Allora visto, vedi che non ero io. Può essere qualsiasi cosa, può, eh. Oddio, può essere qualsiasi cosa. Aspetta, aspetta. Ti è passata letteralmente 3 volte. Questa è la terza volta ed era sempre lui. Sempre quello con le gambe storte inclinate in avanti. Io non ho visto nessuno però con le gambe storte. Io ho visto qualcosa passare, ma ripeto, ho un cane in casa, potrebbe essere il cane, capito? Ma come hai fatto a non vedere? Bro, era letteralmente una sagoma e aveva le ginocchia in avanti. Non lo so, non no, so, bro, io cosa stavo, cioè, faccio... cioè ti giuro non l'ho vista. No, 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 io ti dico che l'ho vista e ti dico anche che sono sicuro che è così, fidati. No, tu fidati di me per una volta, veramente. Ok, ragazzi, allora la situazione inizia a farsi un po' interessantemente spaventosa, perché questa volta ho visto anche qualcosa dietro passare. Non ho visto tutto quello che raccontavo, però raga, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti, per favore. Chiamami quando ci sono dietro, ok? Ok. Allora arrivi dietro, chiamami che scappo di casa e mi butto giù, va bene? Ma che scappi? Sai cosa che fai? Prendi una chiavetta USB e gliela inficchi nella bocca. Nella bocca. Così lo strozzi. Ah, ok. Gli faccio uno scalamuro. Cioè, no, bro. Cioè, non uno scalamuro. Non gli ho detto. No, non gli faccio uno scalamuro. Ok. No, no, no. Lascia stare. Ma questo qui era il bunker dello schifo. Dello sbocco. Questo era il bunker peggiore che abbiamo mai visto in tutta la mia vita. Ok. Ci sta, effettivamente. Ok. Comunque, direi che abbiamo preso tutto quanto. Brother, andiamo a uccidere un po' di gente. Andiamo a vincere questa partita. Dai. Vieni qua, vai. Che ci facciamo questo e corriamo. Mamma mia, se corriamo. Poi. E poi, mamma mia, andiamo a ucciderceli tutti, eh. Ma aspetta, una domanda. Oh, una domanda, ma anche. No, no, fermo. L'ho visto. Quindi l'ho anche visto. L'uomo capra viene ucciso. No, 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 adesso basta. Zitto. No, no, sono serio. Ho visto veramente qualcosa passare dietro ed era bella grossa, eh. Ah, si chiede perché grosso. Qua, che qua OBS è aperto e vedo. Era bello grosso, sei sicuro che non era. Era la torta. Può. Adesso non è che fai il coglione. Mi hai chiamato sto qua tutto il tempo e c'era veramente qualcosa. E poi adesso quando la trovo. Ah, no, no, perché questa volta vabbè, non ho visto. Ma secondo me potrebbe essere anche che non ho sognato, Non so. Non lo so, comunque farebbe ridere in caso io l'ho visto prima, tu non l'hai visto. E adesso tu che l'hai visto e non l'ho visto. Cosa farebbe ridere? Cosa farebbe ridere, Pua? Cosa farebbe ridere? Farebbe ridere, capito? Ti vedo tutto, oddio, tutto spaventato. Poi alla fine magari neanche c'è. Cosa faccio adesso? Continuo il video o lo chiudo qua? Dimmi tu. Secondo te devi chiudere il video, bro. Ma cos'è? Butti un video, stiamo qua da ormai 30 minuti. Vabbè, chiudere il video, vabbè. Da una parte c'hai ragione, dall'altra... sarebbe da chiudere il video e scappare di casa e lasciargli le chiavi, a qualsiasi cosa ci sia. Vabbè, se vuoi puoi lasciarmi le chiavi a me, piuttosto la prendo io la casa infestata e ci faccio un Airbnb, un super business sopra e fidati. Godo. Perché godi? Godo. Signor Powa, li vedi davanti a noi? Li stai vedendo? Certo che li vedo. Guarda questo che è stato distrutto, questo che è stato distrutto. E via, ed è morto. Ok, attento, eh. Sei tu quello col Leviatano? Sì, ok, qua sotto di me. Occhio, stai attento. Ok. Non hanno la mira. Non sono così forti questi, cheat. Sempre loro che adesso mi spaccano in due, no? Farebbe ridere, eh? Esattamente quello che succede sempre. No, in realtà non. Sono andati qua sotto. Ah, ecco. Ok, dietro, ecco. Ok, dietro. Io vado da qui sotto allora. Attento. Vieni qua da me. Ha preso. Attento, Tranquillo. Oddio, non so come è possibile, ma. Dietro. GG, ok. Sì, da dietro. Attento, brother. Questo succede quando giochi a quest'ora. Ok, 116 a 1. Sì, purtroppo dietro, occhio. Ok. Oddio. Ok. Oddio, che roba. Attento, Refez.
schifo. Ok, oddio, l'ho ucciso. Ah, due. arrivo, ma tu stavi fetando, bro, ma dimmelo. Oh, cioè, arrivano tutti, ne ho uccisi due. Niente, ma non fai neanche il lato. Ma non fai neanche il lato, GG. Bro, tranquillo, adesso la claccio, vuoi vedere come la claccio? Dai, devi farlo, anche perché io ne ho uccisi due, adesso devi uccidere tu due. Ah, ok, ho capito, sono quattro team. Sì. Loro non giocano da soli. Occhio, stai attento. Sei one hit, non vorrei dietro, ma sei one hit. Bro, vaffanbego. No way. Ma perché sono tutti contro... Cioè, questo qua è fisso contro di me. Ok, shieldini erano qua. Shieldini. Ok, bravissimo. Oddio, che barba, raga. Se non ti fai i shieldini sei morto, te lo dico. Vero? Infatti. Ma ho ucciso attraverso il muro. Ok, infatti. Ho capito. E vabbè ragazzi, GG. Vabbè ragazzi, direi che comunque è andata così, cioè... Rife, ancora, Rife, no, basta. Me ne devo andare, Rife, basta. Ancora, un'altra volta è successo. Secondo me possiamo dirglielo. Glielo diciamo? Che sono appena entrati i testimoni di Geova in casa tua. Ragazzi, era un... Tutto un troll. Era un trollone. Ragazzi, perché quello lì dietro in realtà ero io. E quello che vi ha trollato è stato l'editing, ragazzi. Mi sono messo lì da solo. Lì totalmente da solo. Detto questo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Poi direi che è stato abbastanza bravino. Anche se alcuni in casi si capiva che era un po' non serio, il nostro Poa, posso dirlo? Oddio, posso dirti che posso andare veramente ad Hollywood? Ragazzi, se volete come potete mandare una mail nei camerini. No, aspetta, se volete potete andare, chi guarda il video può andare a scrivere una mail all'Hollywood Cinema e potete dire: guardate, c'è un ragazzo carino, sì, anche bravo, che si chiama Poa. Tutto, raga, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, tutto, bella raga.